La politica estera della Repubblica nei suoi primi anni è una politica estera estremamente difficile perché siamo un paese subalterno che deve tenere conto sempre degli interessi superiori delle grandi potenze. Questa forse è una ragione per cui se ne assume la responsabilità piena, direi, Alcide De Gasperi, il quale anche se nomina dei ministri degli esteri, in realtà è lui il vero ministro degli esteri della Prima Repubblica. Uno degli atti più importanti della politica estera italiana nel 1946 è l'adesione al Patto Atlantico, il quale è la conseguenza politica degli aiuti americani economici che ci sono stati dati in quei mesi. Cioè l'America incomincia a integrare il nostro paese nella sua economia e quando questa integrazione diventa oramai un fatto acquisito, ne trae la conclusione politica, si passa dal reciproco aiuto di tipo economico, si passa all'alleanza politico-militare. Questi popoli, come dice l'articolo 2 del patto, vogliono consolidare la democrazia e le libere istituzioni, ma si impegnano a farlo aiutandosi l'un l'altro economicamente ed eliminando i conflitti economici e politici. È per tutelare questa libertà di progresso nel lavoro e nella pace che si intendono unirsi anche nella difesa armata contro un eventuale attacco. Dunque interrompono qui gli avversari, patto di guerra? No, patto di difesa, patto di pace. Il problema della frontiera con la Jugoslavia, uno dei tanti problemi di cui De Gasperi si occuperà, su cui dovrà tornare ancora nel 1952, deriva dal fatto che il governo italiano, dopo la prima guerra mondiale, aveva occupato molti territori che erano abitati da slavi, tutta l'Istria, tutta la Venezia Giulia. E naturalmente, dopo la sconfitta col fascismo, la Jugoslavia aveva chiesto non soltanto di ritornare in possesso dei territori abitati da slavi, ma addirittura di occupare Trieste e Gorizia, che erano città italiane. Quindi c'è stata questa lunga battaglia diplomatica per arrivare a una nuova frontiera accettabile da entrambi. Noi non vediamo la questione dal solo punto di vista della nostra integrità nazionale e del nostro diritto, per quanto sacrosanto e fondato sui trattati. Noi pensiamo a consolidare la pace nell'Adriatico e a rendere possibile una collaborazione che permetta alla Jugoslavia uno sviluppo vitale e pacifico. La prova oramai è stata data che rappresentiamo anche la ragionevolezza, che vogliamo l'inteso. L'intesa, non l'urto nel danno, nell'umiliazione di chi che sia, che anzi abbiamo il coraggio di affrontare anche l'accusa di soffrire un complesso di inferiorità. Che cosa si può dire di questo periodo della politica estera? Secondo me si dovrebbe dire che ci fu dietro questo periodo molto più storia che non responsabilità individuale, cioè dare la colpa di questi cambiamenti a Truman che non era intelligente come Roosevelt o a Churchill che era un uomo d'impeto, o a Stalin che era un uomo di violenza, e non è fare la storia seriamente. La realtà è che la guerra fredda nasce dalla differenza che c'è fra gli Stati Uniti e la Russia. Gli Stati Uniti chiudono la guerra in un grandissimo boom economico, senza nessun danno, hanno la bomba atomica, sono la prima potenza mondiale. La Russia invece è quasi distrutta, è in condizioni economiche molto serie, ha paura di essere aggredita e quindi questa chiusura da una parte della Russia e questo spirito aggressivo da parte dell'America sono dei portati storici inevitabili. Trieste è governata italianamente e tuttavia nella cornice prevista dal trattato, che inquadra le due zone, aggancia le due zone, vuol dire una base più solida da cui raggiungere la soluzione definitiva. Questa è la mia impressione, questa è la mia fede, questo è il mio impegno. Noi attendiamo sempre che la Jugoslavia comprenda che un giusto e onorevole accordo è utile, anzi necessario, per entrambi i paesi. Ma premessa indispensabile
premessa psicologica assolutamente insormontabile, inderogabile, è che cessi ogni vessazione nella zona B e che i nostri fratelli perseguitati o cacciati possono ritornare liberi nelle loro cittadine. Occupiamoci della politica interna del periodo De Gasperiano. Il periodo De Gasperiano è basato sul cosiddetto centrismo, cioè la Democrazia Cristiana si pone al centro dello schieramento politico italiano e ha alla sua sinistra il Partito Socialdemocratico che la equilibra a sinistra e alla sua destra il Partito Liberale. Oltre a questo poi ha quasi creato il Movimento Sociale Italiano perché ci sia anche una destra estrema da cui la Democrazia Cristiana prende le distanze. Questo equilibrio però man mano diventa più incerto e quindi De Gasperi sente a un certo punto la necessità di una maggiore consistenza politica e allora fa il progetto di quella legge che verrà chiamata la legge truffa e il tentativo insomma che di fare un sistema elettorale come c'è oggi in Francia e in molti paesi, però il tentativo verrà respinto. Su questo tema sentiremo adesso parlare De Gasperi, Giannini e Giolitti. Siamo stati bersaglio di attacchi, talvolta di ingiurie e di vilipendio per giorni e notti, settimane e mesi. E non volendo dare esca all'ostruzionismo, abbiamo taciuto. L'accusa più grave contro di noi, mossa con particolare insistenza, è stata quella, come disse il vice segretario del Partito Comunista Secchia, di volere impedire che i partiti socialcomunisti conquistassero mai la maggioranza in Parlamento. Ma questo è un falso. I candidati di estrema si troveranno nella stessa situazione degli altri. Se cioè conquisteranno il 50-01% di voti, otterranno anch'essi, come gli altri partiti, il premio funzionale di maggioranza. Governare significa amministrare. Si adopera la parola governo perché si vuole nobilitare il fatto molto più elementare dell'amministrazione, ma in sostanza si tratta di amministrare. Si tratta di dare al paese strade, vettovaglie, rifornimenti vari, ospedali, anche cimiteri se occorre, chi teme la iettatura faccia pure gli scongiuri, ma insomma provvedere a tutti questi bisogni della collettività. Io devo parlare sempre da uomo qualunque perché non sono altro. Insomma, il fatto è questo. Quando mi è parso di capire, l'onorevole Giolitti vorrebbe il premio di maggioranza alle minoranze e questo non è possibile. La sostanza delle cose, visto col buon senso dell'uomo qualunque, è questa. Senza una maggioranza non si governa. Chi impedisce la formazione di una maggioranza in sostanza vuole il non governo. In Italia si è stabilito una specie di bipartitismo anglosassone fra una corrente politica che va verso la Democrazia Cristiana, una corrente politica che va verso il comunismo. Io sono stato un apostolo della terza forza. Volevo inserirmi fra i due grandi schieramenti per mettere un po' d'ordine, per essere come il pernio di una bilancia, il quale fa in modo che i piatti si equilibrano. Oggi io sono un avversario della terza forza perché l'esperienza mi ha insegnato che la terza forza, tutte le terze forze, potrei dire senza eccezioni, esplicano la loro funzione solo in forma ricattatoria. Non dobbiamo dimenticare la realtà concreta della situazione italiana attuale e non dobbiamo dimenticare soprattutto il modo storicamente come il governo ha proposto e poi fatto approvare la nuova legge elettorale. La legge è stata fatta in modo e soltanto perché possa consentire al solo gruppo dei partiti apparentati, Democrazia Cristiana, Saragattiani, Liberali e Repubblicani, di conseguire questo 50% più uno dei voti che dà diritto al premio di maggioranza. Perché la legge è stata fatta
è stata portata in Parlamento soltanto dopo che questi quattro gruppi si erano messi insieme e si erano apparentati.